anche delle altre scelte in materia di intensificazione dei controlli e di contrasto, noi abbiamo introdotto nuovamente il reato penale di somministrazione illecita di manodopera. Qualcuno potrà dire: ma perché un ministro che magari viene dal mondo delle professioni, che ha una cultura anche che in qualche modo parte dal presupposto che invece cercare di mettere in relazione le parti può essere in qualche modo anche più proficuo rispetto invece al ricorso alla sanzione penale, fa questa scelta? Perché io di denunce ne ho fatte veramente tante, perché io so, perché per averlo fatto in prima persona, cosa vuol dire denunciare delle realtà illecite che stanno gestendo migliaia e migliaia di lavoratori illecitamente e poi non vedere soddisfazione a queste denunce, perché nel momento in cui si arriva a compimento di un percorso poi quelle società non esistono più e con il sistema delle scatole cinesi magari si sono rigenerate e hanno creato altre identità. Allora io credo che sia importante ciò che ci dice la Presidente Brancaccio nel momento in cui dice dobbiamo lavorare sulla qualificazione delle imprese. Ci siamo e soprattutto ci sarà il governo e il ministero che io presiedo. Assolutamente sì. La qualità delle imprese è imprescindibile, la qualità e le garanzie che le imprese sono in grado di dare per lo sviluppo di un mercato del lavoro in cui la parola chiave sia legalità. Io credo che tutti gli imprenditori aderenti all'ANCE sappiano perfettamente quello che io sto dicendo. Io che come Ministro del Lavoro invece richiamo tutti quanti voi e tutti quanti noi a un senso di responsabilità comune. Vuol dire che questo è il momento in cui, e grazie alla Presidente Brancaccio per averlo sottolineato, c'è una disponibilità e soprattutto una attenzione a quello che è un ruolo di ascolto che il Ministero del Lavoro deve avere, perché è imprescindibile rispetto a quelle che sono le nostre funzioni. Ascolto vuol dire che quando abbiamo introdotto la patente a crediti, la vostra giusta sottolineatura sul fatto che fosse anche importante mettere in evidenza che esistono dei sistemi di qualificazione dell'impresa come la certificazione SOA che va sostenuta e va protetta, ha portato a inserire una modifica a quella che era la norma originaria proprio per dare una evidenza a quella che è la bontà di un percorso di questo tipo. Ed è quello l'impegno comune che noi dobbiamo assumere in un paese in cui abbiamo ancora tantissimi giovani che non studiano, non lavorano e non si formano. Ecco, se posso dire qualcosa legato alla mia esperienza del passato, a me ancora oggi risulta incredibile avere a disposizione 1.500.000 posti di lavoro e non trovare lavoratori. È una cosa che per un imprenditore, per un professionista del mondo del lavoro è inspiegabile nel momento in cui sappiamo che anzi la condizione di difficoltà dovrebbe essere esattamente quella opposta. Oggi noi abbiamo il lavoro, dobbiamo trovare i lavoratori in un'Italia che non cresce in termini di popolazione e che ha un problema demografico che si accentua sempre di più. I nostri giovani non possono stare alla finestra, i nostri giovani non possono scegliere di non giocare la partita. 22, quando sono stata nominata ministro, avevo un nipote, Edoardo, adesso da 20 giorni Edoardo ha una sorellina che si chiama Adele. Ci stiamo provando, però dateci una mano per voi. Giustamente, grazie.